e un cosa sopra. Oppure gli appunti, io già quando prendo appunti non trascrivo tutto quello che mi dice. Perché, quello è più importante. Perché non riuscirei, anche pur volendo non riuscirei. Viene sintetizzato. Esatto, no, sintetizzo. C'è anche una scrittura particolare, la stenografia. Si mette in condizione di consegni di dire addirittura una frase. Basta un segno, già da quel segno, da quel segno. Tu sai che c'è scritto là dentro una frase, un pensiero. Per cui, per quelli che vanno a chiedere informazioni con gli appunti non è che scrivono in italiano o in dialetto, scrivono quasi sempre, anzi sempre, con la stenografia, che facilita per loro l'acquisire le informazioni e rendersi conto di quello che... Se non lo capiscono, vuol dire quello? Beh, ah, ma c'è uno studio, per esempio. Posso? Sì, sì, grazie. La stenografia una volta si studiava con adesso si studierà pure in altri modi, ma si studia. Sì, ma c'è anche un uso. La stenografia si può scrivere anche in macchina, lo sapevate? Avete mai visto qualche diretta dal Parlamento? Sì, quella di Mario. Hai visto che c'è al centro dell'aula ci sono delle persone che hanno qualcosa che sembra una tastiera di un pianoforte. Loro scrivono su quei tasti. Quella è scrivono utilizzando la stenografia, invece di utilizzare la penna con i segnetti, la utilizzano su quei tasti. Registrano anche le virgole. Tutti. Su quei tasti loro sono, perché è il sistema più veloce per registrare praticamente gli interventi. Quindi prendiamo appunti, ce li portiamo e poi da dove iniziamo a fare l'articolo? Dalle informazioni. Sì, abbiamo tutte le informazioni che ci servono. E poi dobbiamo iniziare a scrivere. Si leggono gli appunti più importanti presi e si scrivono sul. Una volta fatto questo, le prime parole che mettiamo. Oggi nella biblioteca comunale si è lavorato, mi si è svolto un corso di scrittura. Come iniziamo? Vediamo. Continua. Oggi nella biblioteca. La biblioteca comunale di Stavonato mi si è svolto un corso di scrittura dove hanno partecipato tanti bambini dove si è parlato di cosmo, di giornalismo, di poesie in dialetto. E lì andremo a fare praticamente tutto l'articolo. Una volta poi composto l'articolo, gli diamo il titolo. Poi quando viene stampato sul giornale. Viene stampato in grassetto, bravo il titolo. Ma tu fai giornalista? Sei documentato. È vero, ha ragione, è cosa giusta. Il titolo è più grande. Sì, dalla terza in poi si va. E capo mi ricorda come ho detto. Posso fare un appunto? Solo un appunto, ma niente di straordinario. Noi qua non stiamo facendo il dialetto. Qua stiamo facendo il giornalismo. Il che significa che il giornalismo solitamente parla in italiano, in lingua. Se noi veniamo qua per fare la lezione di dialetto, può essere anche piacevole ascoltarvi mentre voi parlate in dialetto. Ma se veniamo qua per assistere ad una lezione di giornalismo, voi dovete parlare in italiano. O se no, quantomeno dovete sforzarvi di parlare in italiano. Se no, vuol dire che il suo sforzo vanifica. O no? Quindi, da adesso in poi, quando ti devi esprimere, ti esprimi molto bene perché sai fare, sai le cose, cerca di sforzarti a parlare in italiano, così guadagni
come specificità di importanza quello che dici. Capito? È lo stesso di casi per gli altri. Scusami se mi sono perduto. No. Io non devo difendere i tuoi momenti. Tu sei qua per farci una lezione di italiano, di come si scrive un giornale e nel giornale si scrive in italiano, a meno che non sia una gazzetta, non ci vuole, di episcopio, di benevolenza, che debba per forza scriversi in dialetto. Ma qua si scrive il giornale in lingua italiana. Noi dobbiamo sapere principalmente la lingua italiana, non trascurando, quando è necessario, il dialetto. Scusatemi se mi sono perduto. Quindi, dopo aver scritto l'articolo va al giornale e il giornale poi lo mette, immaginiamo che sia questo, lo mette in una pagina. Questo qua? È la testata, se non no. Quella... Questo più grande di tutti. Titolo? Esatto. Questo è il titolo che noi daremo. Dell'articolo. L'articolo viene messo in pagina con la foto, immaginiamo che ci sia la foto, questo è il titolo, poi abbiamo praticamente l'occhiello, il sottotitolo, esatto, dove praticamente il titolo ci dice di che cosa stiamo parlando, il sottotitolo ci dà ulteriori informazioni, poi abbiamo questo qua, che è inserito praticamente nell'articolo. Sapete come si chiama questo? Il sommario. Questo ci fa il riassunto. Quindi un giornalista, oltre a fare l'articolo, deve fare anche il riassunto dell'articolo. Sì, brevemente, due, tre parole, per dire praticamente di che cosa parla l'articolo. Questo si fa sia per dare praticamente più, rendere la cosa più leggibile, più perché molte persone non leggono tutto l'articolo. Allora si leggono il titolo, il sommario. Se poi vedono che in questo c'è un interesse particolare, vanno a leggere tutto l'articolo. Che altro dire? Domande? Che poi ci mettiamo al lavoro. Domande, Caterina? No. Nessuno. Allora, noi ci dobbiamo mettere al lavoro. Noi dobbiamo, stasera dobbiamo fare un articolo parlando del corso. Lo volete fare tutti insieme, a gruppo o singolarmente? No, come? Insieme. Io singolarmente lo faccio. No, tu ti adegui a quello che sono in maggioranza. Perché sì, perché la maggioranza di. Intanto perché sei l'unico maschietto, quindi ti devi adeguare a loro. Quindi se loro decidono il gruppo. Allora. Quindi iniziamo a prendere appunti per fare l'articolo. Noi oggi dobbiamo fare un articolo parlando del corso. A Stefanacon si sta svolgendo un corso di scrittura creativa. Tu fai l'intervistatore, inizia a raccogliere informazioni, così i tuoi colleghi prendono appunti e poi facciamo l'articolo. Forse anche che riusciamo a farlo mettere sul giornale. Quello che puoi fare. Allora, le prime cose importanti, i primi punti sono dove? Dove si svolge? A Stefanacoli, alla biblioteca. Che cosa? Il corso di scrittura creativa. Chi lo organizza? Sapete chi lo organizza? Il comitato. Bravo. Quindi noi dobbiamo. Ce l'ho sa lei. Ah, è vero! Allora, quindi. Non è così. È l'altro. La vedo, ma non mi puoi trovare. No, non è così. No. All'altro è quella più. Allora, il comitato. Quindi. Milanista, tu devi prendere appunti, devi intervistare, non devi giocare col telefono. Forse mi sto segnando le domande. Sei tecnologico, bravo. A chi le fai le domande? Dai, tu fai le domande che i tuoi colleghi prendono appunti per fare. Ma io ci devo fare le domande.
chi è che ha organizzato tutto questo? Chi è che l'ha organizzato? Non lo so. Quindi ti devi informare. Quindi chi l'ha organizzato? Non hanno detto. Il sindaco, il comitato. No. Il comitato Fior di Loppo. Allora, che cosa chiedi a Sonia? La prima domanda. Come mai ho voluto organizzare questo corso? E Sonia ti risponde. Allora, siccome io amo la scrittura in tutte le sue forme, soprattutto nella forma della poesia, appunti, che sia in italiano che in vernacolo, e anche il giornalismo, è nata questa scuola di scrittura, dall'amore e dalla passione per la scrittura. Ok, per aiutare voi ragazzi ad essere più... Perché è importante, le leggioni importanti sì. Queste. Poi alza che alza domanda fai. Un attimo. Col campo nero stato scritto con la prima penna. Non fai più scrivere con la penna. La scrittura moderna è questa. Sì.